Buongiorno e buon primo dicembre a tutti. Domenica 1° dicembre, e come c'è sempre alla fine di ogni mese, la tradizione si passa da novembre, che ha regalato in 4 partite un punto solamente al Milan, 2 sconfitte con Lazio Juventus e il pareggio col Napoli, e si cambia e si va all'ultimo mese dell'anno. Cambiamo le fotografie, fotografie natalizie. E forza con il Parma, avanti con il Parma. Milan che dunque opta per la coppia Celanoglu Buonaventura e rimette dal primo minuto titolare Kessié. Perché Kessié? Perché Kessié era stato preferito Krunic anche perché Kessié giocava dalla parte di Theo Hernandez, non nella sua posizione preferita, allora Krunic dava più garanzie. Ora che da quella parte c'è il binario Buonaventura-Calhanoglu, che sono anche bravi ad aiutare eventualmente nei ripiegamenti a centrocampo, ecco che Kessié torna col suo binario con Suso davanti e Conti dietro. Quindi questa è la scelta, ecco perché ha voluto mettere Kessié. Ci auguriamo ovviamente di vedere, e l'ha detto anche Pioli, un Milan vincente oggi, un Milan che possa incominciare a salire in classifica. Lo farà con questo attacco con Suso che rientra dopo il problema, appunto un problema gastroenterico alla vigilia, nell'immediata vigilia del match contro il Napoli. Ora speriamo che Suso possa essere uno dei trascinatori in questa fase. Suso e Piontek sono giocatori fondamentali. Molto pallido, sono il re dell'eufemismo, Piontek, molto alterno Suso con l'alternanza in basso un pochino più che quella in alto. Adesso c'è questo Parma. Ricordo l'ultima vittoria il 5-4 con quel colpo di tacco straordinario di quello straordinario giocatore che è Menez. Il Milan è stato raggiunto anche da Lecce che ha battuto la Fiorentina. L'Atalanta ha confermato la sua possanza, la sua forza con una doppietta di Pašalić, giocatore non molto apprezzato. È andato via, ma non sembrava di aver perso un grandissimo giocatore. Invece, con il mago Gasperini è riuscito a tornare a eccellenti livelli, il giocatore. E poi, quindi, questi sono i due risultati, con il Torino meritoria la vittoria a Genova contro il Genova, proprio perché il Torino era privo di tantissimi titolari. Adesso tocca al Milan. Oggi parto presto, alle 12:30 sarò già a Parma, c'è il match al Tardini. E io mi auguro proprio, dicevo ieri di sentire le bollicine, mi auguro proprio che il Milan possa ripartire con una formazione con tanti giocatori che non sono né potenziali, così, diciamo così, potenziali campioni, prospetto di campioni con questa potenziale prospetto. No, ci sono giocatori che sono abbastanza certezze. Per me Buonaventura una certezza, Benassera una certezza. Kessié nel suo ruolo è entrato bene l'altro giorno contro il Napoli. Devono migliorare Suso e Piontek. Romagnoli e Musacchio rappresentano una certezza. Conti deve riscattare a Parma una prestazione l'anno scorso non bella. E Theo Hernandez è una certezzona e Donnarumma è il fuori classe. Quindi il Milan di certezze ne ha tante, incominciano a essercene tante, che possono aiutare le meno certezze a tornare a buoni livelli. Quindi partenza per Parma, ora non sarà squadra. Prima erano squadre che si chiudevano, poi le squadre troppo forti, il Milan fa fatica con Lazio, Juventus, eccetera. Adesso sono squadre, sì, ma sono trasferte di, beh, insomma, vincere ogni tanto, cioè bisogna incominciare a vincere, no? Perché se no il Parma per un motivo, il Bologna per un motivo, il Sassuolo per un motivo, il Brescia per un motivo, il Verona per un motivo, c'è sempre un motivo per non vincere. Milan deve mettere in campo finalmente la sua sicurezza e la sua forza che miglioreranno con l'arrivare delle vittorie. Quindi partita, io mi auguro poi che dicembre, che vedrà il Milan
il Parma, il Bologna, il Sassuolo e l'Atalanta, mi auguro che il 31 di parlare di punti importanti, perché non se ne può più. Milan deve incominciare a vincere. Verbo coniugato sempre dalla squadra rossonera, adesso fa un po' più fatica a trovarlo sull'enciclopedia del calcio italiano. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Calcio.